Inaspettato stop per la nuova Dro Tre Teste che nella quindicesima giornata di campionato giovanissima Elite Fascia B non va oltre il pari contro il Città di Ciampino. Punto che invece va più che bene agli ospiti che ora si ritrovano fuori dalla zona retrocessione. La prima emozione della gara la regalano subito i locali. Troiani al secondo svetta più in alto di tutto e per poco non sblocca il match con un imperioso stacco di testa. Qualche giro di orologio più tardi e i rosso-blu ci riprovano con Condello, ma anche la mira del numero 7 non trova lo specchio della porta. L'esterno offensivo è il più dinamico, tanto da sfiorare il gol anche al sedicesimo. Quando sul cronometro i minuti sono 19, Condello ci riprova, ma questa volta è il pronto intervento di Simeoni a sventare il pericolo. In campo sembra esserci solamente il Toro Tre Teste, o meglio, sembra esserci solamente Condello. Il numero 7 però non trova ancora la via del gol, calciando al lato. Il 24esimo arriva il gol che sblocca la gara. Condello sfonda bene sulla corsia di sinistra, crossa al centro e il pallone trova la sfortunata deviazione di Antonelli che deposita la sfera nella propria rete. Vantaggio fortunoso ma comunque meritato per la formazione di Mister Marchese. La risposta degli ospiti arriva quasi allo scadere della prima frazione, quando Di Mascio prova a battere De Bonis con una conclusione che però viene deviata prima che giunga all'estremo difensore. Nella ripresa la squadra di casa porta qualche cambiamento agli 11 iniziali, ma il gol del 2-0 lo sfiora sempre Condello. Subito dopo D'Agostino centra la traversa da calcio di punizione e questo risulterà fatale. Sul capovolgimento di fronte, il City prova a mettere la testa fuori dal guscio, reclamando al sedicesimo un calcio di rigore per l'atterramento di Borelli. Il penalty non viene concesso, però qualche minuto più tardi, Cianfrocca viene vistosamente sgambettato all'interno dell'area di rigore e senza alcun dubbio stavolta l'arbitro concede il rigore. Dal dischetto si presenta Antonelli, che con grande personalità trasforma il rigore che va nel pareggio. Perfetta esecuzione per il capitano ospite, che si fa perdonare l'errore della prima frazione di gioco, rimettendo a posto le cose. Il pareggio va stretto alla squadra di casa, che nei restanti minuti ci prova prima con il sinistro di Squarcia e poi con un calcio di punizione prontamente sventato. Il Città di Ciampino sente che nell'area c'è odore di colpaccio e nel finale rischia di mettere a segno il gol del clamoroso 2-1, ma il tiro viene respinto dalla pronta uscita di De Bonis. La gara, così, dopo 5 minuti di recupero, termina e tra Tre Teste e Città di Ciampino è 1-1.